La spettacolare alba del nuovo giorno ci dà il benvenuto sulle rovine di Angkor. L'impero Khmer fu un potente regno che ebbe centro in quella che oggi è la Cambogia e che in alcuni periodi estese la sua influenza su buona parte degli odierni territori di Thailandia, Laos e Vietnam meridionale. Il centro del suo potere e splendore fu la pianura alluvionale a nord del lago Tonle Sap, ove giace l'eredità più grande che ci ha lasciato, Angkor, nell'odierna provincia di Siem Reap. Il sito archeologico, uno dei più vasti e importanti dell'Asia, ospitò diverse capitali del regno e testimonia lo splendore e la ricchezza dell'impero Khmer. L'inizio dell'era angkoriana nella storia Khmer è fissato convenzionalmente nell'anno 802, anno in cui il capostipite della dinastia Khmer si fece proclamare monarca universale, a sanzione rituale dell'indipendenza del proprio dominio. Allo stesso modo la sua fine viene posta al 1431, anno in cui un'invasione Thai, peraltro non la prima, pose il sigillo a una fase di declino e spopolamento della regione, portando allo spostamento del centro politico ed economico verso sud-est lungo il Mekong. Passando attraverso la monumentale porta sud, preceduta dalle non meno suggestive schiere di dei e demoni che delineano il ponte sul fossato difensivo, entriamo nella città fortificata che racchiude monumenti importantissimi come il Bayon, la corte reale e la terrazza degli elefanti. Le case del popolo, costruite in legno, purtroppo non sono riuscite ad arrivare fino ai giorni nostri. Bayon, particolarissimo e misterioso tempio buddista, costruito nel XIII secolo, è posto esattamente nel centro della città fortificata. È formato da 37 torri, sulle quali sono scolpiti 200 giganteschi visi, sapientemente intagliati nella pietra. I loro sguardi, rivolti verso i punti cardinali, sembrano seguire i passi del visitatore. Ma il meglio del Bayon sta nei meravigliosi dunici bassorilievi scolpiti sulle mura delle gallerie, che rappresentano scene di battaglie e processioni intervallate da scene di vita quotidiana. Sito nel cuore di Angkor Thom, a circa 200 metri a nord-ovest del Bayon, il Bafuon è un tempio montagna a 5 livelli, costruito come tempio di stato e dedicato al dio Hindu Shiva nel 1060.
si estende in direzione est-ovest e la base della piramide è rettangolare anziché quadrata come nei templi in montagna precedenti. I cinque livelli hanno la stessa altezza, anche questa caratteristica è inusuale nei templi Khmer. Il recinto esterno misura 360 x 120 metri, confina a nord con il Palazzo Reale, mentre ad est la porta di entrata ed il muro orientale sono sulla stessa linea della Terrazza degli Elefanti, costruita un secolo e mezzo più tardi. Vicino alla porta sud dell'Angkor Thom si trova la gigantesca Terrazza degli Elefanti, piattaforma buddista del XII secolo. Alta 2,5 metri ma lunga 300 metri, adornata da bassorilievi rappresentanti elefanti, aquile e leoni a grandezza naturale. Usciamo dall'Angkor Thom dalla Porta della Vittoria. Entrata di api. C'è un'altra razza di api che vivono dentro il buco di terra, ma questo non pungono. C'è miele uguale come api grande. E lo fanno loro questo? Sì, lì anche questo, sì. Lì vive ancora dentro. Nel pomeriggio ci addentriamo nella foresta per avvicinarci al tempio Thap Rom. Il tempio buddista Thap Rom è uno dei templi più conosciuti poiché, a differenza di altri, è stato lasciato nelle condizioni in cui è stato trovato. È stata eseguita solo qualche opera di consolidamento. Il monumento è avvolto dagli alberi che crescono ovunque e con le loro radici sembrano volerlo avvolgere e soffocare. I muschi e i licheni ricoprono i bassorilievi e i cespugli crescono un po' ovunque. Sarebbe stato impossibile liberarlo da questo abbraccio della giungla senza mettere a rischio la struttura sostenuta dalle radici stesse. Gli alberi hanno un fusto molto leggero e delle radici enormi. Crescono in bilico sui muri, sulle statue e sulle porte senza provocare crolli con il loro peso. Sono chiamati ficus strangolatori, proprio per la sua natura di avvolgere altre piante e soffocarle. Thank you.
tempio buddista, costruito alla fine del XII secolo, chiamato Tempio Reale, dedicato alla venerazione della madre del re e della famiglia reale, è orientato ad est e ha una struttura a torri con 3 cortili e 5 recinzioni intorno all'area. Il tempio ha 4 ingressi, uno per ogni punto cardinale, però l'accesso è possibile solo all'ingresso est-ovest. La visita non è molto agevole poiché i passaggi sono spesso ostruiti da blocchi di pietra scolpita a causa dei crolli e quindi si deve camminare per passaggi stretti e tortuosi. Lo schema di base di Tham Prom è quello del tipico tempio Khmer, con 5 recinzioni rettangolari intorno al santuario centrale. Il muro più esterno racchiude un'area che oggi è occupata principalmente dalla foresta. Il tempio di Angkor Wat è probabilmente quello più famoso e conosciuto tra tutti i templi di Angkor. Edificato dai Khmer quasi 1000 anni fa, rappresenta uno dei siti archeologici più grandi ed importanti del mondo. Angkor Wat, in lingua Khmer, significa Tempio della città e fu fatto edificare durante il XII secolo dal re con lo scopo di creare un gigantesco mausoleo, dove egli sarebbe stato venerato dopo la sua morte, dedicandolo allo stesso tempo al dio Vishnu. Sulle pareti dei corridoi di Angkor Wat possiamo trovare la rappresentazione in pietra della battaglia di Kurukshetra. Gran parte del tempio di Angkor Wat è costruito in pietra arenaria, relativamente facile da lavorare perché è piuttosto tenera. La struttura centrale del complesso archeologico è organizzata su 3 livelli terrazzati che permettono di accedere alla torre centrale. Ovunque sono presenti splendidi bassorilievi che raffigurano donne Khmer nei minimi dettagli. La parte centrale del secondo livello contiene una grande piscina con scale che venivano utilizzate per accedere all'acqua ed uscirne facilmente. Dall'esterno è ancora più visibile la grande torre centrale che si eleva per ben 65 metri. Phong Bac Eng è uno dei templi del sito archeologico di Angkor, dedicato al culto del dio induista Shiva e assume la forma architettonica di tempio montagna. Il tempio viene edificato durante il IX secolo sulla cima di una collina e questo lo rende una meta molto interessante per avere una visuale eccezionale del tempio di Angkor Wat, distante circa 1,5 km. Il tempio è stato realizzato su 7 livelli, sulla sommità ci sono 4 torri nei 4 punti cardinali e un santuario centrale.
mentre originariamente c'erano 44 torri alla base e altre 12 torri disposte su ciascun gradone. Il piccolo tempio Prasat Thanei, costruito alla fine del XII secolo, anche questo in rovina, in un paesaggio meraviglioso, conserva sculture impressionanti. Phrae Khanh è uno dei complessi architettonici più estesi di Angkor, costruito verso la fine del XII secolo e situato a nord-est di Angkor Thom, realizzato su un solo livello. Non presenta, cioè, i livelli sovrapposti caratteristici dei templi montagna.